Buongiorno fanciulli e fanciulle, vi accolgo con il rumore di sottofondo del compattatore fuori sulla strada. Noi siamo al quarto piano, però va bene, dai, riusciremo a sopportare, tanto passerà e la mia introduzione servirà a coprire un pochettino questa rogna. Allora, tu e lui avete prima un po' bisticciato, oppure anche tu e lei ovviamente, però sei stata molto brava, ti sei riavvicinata, in qualche modo hai avuto un gesto carino di scuse, comunque hai interrotto la tensione figlia dell'eventuale orgoglio di ciascuno. Ognuno resta sulla sua posizione, non si sblocca niente, ma io ti voglio bene, devo andare oltre, devo superare questo ostacolo perché diventa poi un sabotarsi da soli. Quindi andiamo a vedere se lui ti vede diversamente rispetto alle altre donne, quindi se sei particolare, speciale, unica, in che modo? Se frequenterà altre donne, se nello specifico proprio quella donna che hai in mente tu. Inoltre andiamo a vedere se lui con il tempo capirà che tu puoi essere la compagna, la donna giusta, se crescerà questa vostra, questo sentimento, questa vostra connessione che comunque c'è ad oggi e ad oggi siamo in un clima disteso tra voi e soprattutto se dovesse mai accadere un qualche evento che vi può allontanare, se riuscirete sempre a superare le difficoltà e a tornare uniti più forti di prima. Che vi devo ricordare? Innanzitutto, se vi fa piacere, qui sotto potete lasciarmi i commenti e nell'info box da qualche parte trovate l'indirizzo per contattarmi per i consulti personali. È un video generale, generico per definizione, questo ma vi può dare comunque delle dritte utili. I consulti personali però sono proprio specifici. Potete contattarmi esclusivamente. Oggi questa parola mi risulta difficile, sa perché? All'indirizzo tarocchiviaggioalchemico@gmail.com e fate sempre attenzione perché ci sono delle persone che non lo fanno solo con me, anche con altri canali, si spacciano per noi, usano logo, nome, stessi contenuti, vi contattano, sono truffe, non rispondete a nessuno, non accettate consulti dagli sconosciuti, ma cercate voi se volete, altrimenti guardate i video gratuiti. Inoltre, io le carte le metto al dritto, ma rassicuro tutti, le interpreto per come si danno, parlo come fosse un uomo verso una donna per convenzione linguistica e non incasinare il discorso, perché un video generale e a variante unica può parlare a tante persone, perché lo ricordo, è come lo stesso identico specchio nella stessa casa, la narrazione è la stessa come uguale allo specchio, eppure il vostro viso che si rispecchia in quel contesto unico per tutti dà una Polaroid differente, un'istantanea diversa, quindi la storia non sarà mai uguale per come viene recepita, perché è il punto di partenza che è differente. E cos'altro? Se vi va, e a me fa tanto piacere perché il merito è solamente vostro, non costa nulla, e se vi va, iscrivetevi al canale, aiutatemi a farlo crescere. Il tasto è qui su, e sempre qui su per i coraggiosi o le temerarie c'è la campanella per le notifiche in tempo reale. Allora, ho detto tutto quello che devo, chi mi conosce, mi sopporta, sa che comunque un'introduzione fondamentale per chi incappa monta sua per la prima volta in questo spazio virtuale, ma non per questo meno vero. E quindi direi di iniziare, cominciamo con la domanda karmica. E utilizziamo per la domanda karmica il mazzo di Osho. Allora, tu e lui, a prescindere da questo istante, dai momenti di difficoltà come quelli di pacificazione e a prescindere dall'incarnazione in corso, quindi parliamo di destino e di eternità. Qui già sono volate le carte, ora le guardiamo. Praticamente, che destino karmico avete? Innanzitutto abbiamo un meraviglioso sole, l'innocenza, il guardare all'interno e dentro c'è un sentimento che scorre, fuori ci sono le nubi. Quando le nubi sono compatte e numerose, oscurano apparentemente persino il sole, che è un'evidenza. Infatti, la coltre di nubi tra la terra e il sole a chiudere il cielo a volte non ce lo fa proprio vedere. Sappiamo che c'è da qualche parte perché quel grigiore che ci circonda ci ricorda che non è notte. Però dov'è? Ciò nonostante continua ad esistere. E quando non puoi vedere fuori un qualcosa, devi provare a capire se è dentro di te, perché in quel momento ci si sente dispersi, persi, smarriti. Però d'altronde, quello che è fuori si rispecchia a noi e quello che noi siamo lo proiettiamo sul mondo. Quindi, queste prime due carte ti invitano a cercare la risposta prima ancora di averla da qui.
queste lame e quelle che seguiranno ti invitano a guardare dentro te e ricordarti che c'è specularità e con buona probabilità quello che provi tu è quello che prova lui. Solo che ci sono tante paure e angosce. Nutrire quelle angosce è come non soffiare sulle nubi per aprire il cielo, ma è quasi chiamarle a conferma dei timori che abbiamo. Inizia a risplendere perché se tu risplendi, manifesti all'esterno il potenziale interno che hai e questa donna è coperta da delle rose che fioriscono e in questa carta del sole, la carezza delicata del sole fa fiorire la natura, la fa germogliare, la fa manifestare. Fa vedere l'essenza più intima e in un rapporto tra due persone l'essenza più intima è anche questo sentimento che sicuramente non manca e pretende spazio, vuole scorrere. Ma che cosa c'è a livello karmico tra voi due? Quindi qual è il destino che sembra chiedere prima una prova a te stessa? Credi tu per rendere credibile quello che hai dentro, manifestandolo. E vedrai che i piccoli gesti che ti avvicinano a lui, che sembra molto sulle sue, anche rigido, radicato, refrattario, a volte scontroso, ma guarda come quelle energie, no, passano dall'uno all'altra, come c'è risonanza e come c'è reciprocità. E anche se con un atteggiamento meno evidente di quello che potresti avere tu, questo ramo ricambia l'abbraccio per quella che è la fase di consapevolezza che vive lui in questo momento. Qui abbiamo una donna che abbraccia un albero, sembra una coppia, no? Di innamorati, eppure quasi un amore impossibile. Perché? Perché nell'immagine, nella metafora, abbiamo due nature diverse e poiché si passa dall'albero all'animale, all'uomo, all'angelo, eccetera, sembra quasi solo uno step evolutivo, come se lui si trovasse in una condizione personale un passo indietro a te. Non che tu sia migliore o peggiore, è solo una vibrazione differente, ma che unisce il giallo e il rosso nello spettro intermedio dell'arancione, cioè ci vuole il ponte, ci vuole la mediazione, arrotondare gli spigoli, rendere tutto più elastico, fluido e morbido. Chi lo può fare, chi sta più avanti. Cerca di avere gesti amorevoli anche quando ti sembra che il contesto esterno non sia dei migliori. Le apparenze ingannano. Riuscendo a fare una cosa del genere, tu e lui, queste si stanno voltando, le prendiamo. Potreste in questa incarnazione realizzare innanzitutto la comprensione profonda e raggiungere un livello di saggezza e compiere anche un salto evolutivo. E il bello è che in questa carta, dove abbiamo di nuovo il saggio complementare al sole, abbiamo qui una luna. Ed è la consapevolezza di un'evidenza dopo aver guardato dentro sé, dove c'era quell'apparente buio. Eppure abbiamo detto, tu sei già lì che lo aspetti e lui può compiere il salto di qualità. Perché? Perché qui ci sono alberi, rami e fanno pensare più a questa parte che non a questa. Il contatto proprio diretto fa venire una cosa che io cerco di far comprendere con l'immagine del lago posizionato sulla calamita. Mia nonna, per non perdere gli aghi, li metteva per un po' di giorni a contatto con una calamita. L'ago si calamitava, vabbè, ci siamo capiti, diventava un po' come la calamita, prendeva questa proprietà di attirare gli altri aghi. Dura per un tot di tempo, però vuol dire che c'è una sorta di trasmissione di energia, ci si allinea un po', si vibra in modo molto più simile. Quindi tutti i tuoi piccoli gesti saranno comunque benedetti dall'alto e porteranno ad un miglioramento della condizione attuale fino a staccarsi totalmente dal passato, diventare una cosa sola perché la carta è la totalità, per andare verso che cosa però? Quindi una cesura con il passato, creare qualcosa che sia non più un tu, un lui, ma un voi, un noi, e celebrare l'abbondanza del sentimento, lì dove questa carta corrisponde al 3 di coppe. E andiamo a vedere meglio, celebrare che cosa? Il coraggio di mettersi in gioco? Tornare sui propri passi o quantomeno lui ci pensa a te, pensa anche a compiere un gesto, ma ancora non è pronto, forse non si sente all'altezza, forse ancora non è convinto, ma è solo un rimandare. Le carte sono interessanti perché sono sibilline, non ti vogliono dire con certezza se questo matrimonio, tra virgolette, sa da fare, se quest'unione si darà. Quindi facciamo prima le domande specifiche sollevate e poi torniamo su questo argomento. Comunque c'è qualcosa tra voi che permetterà, con una
Inclinazione caratteriale volta all'ottimismo in questo caso, quindi non essere pessimista, permetterà piano piano di ridurre le distanze e sono distanze di consapevolezza, quindi di convergere tutte e due verso la stessa evidenza, che potrebbe essere, come evidente a me che tu sei l'uomo giusto, potrebbe per te divenire evidente la stessa verità in modo speculare. Allora, ti vede diversamente rispetto alle altre donne? Vediamo. Se ha una visione di te leggermente differente o molto differente. Allora, beh, sei fumantina in senso buono. Te la prendi e te ne vai. Sei bella tosta. E una cosa va detta. Lui fiuta, lo vede in sé e lo vede in te. A volte un eccesso di orgoglio. Quindi questa cosa la sente per la sua persona e la vede proprio per i tuoi e dai tuoi atteggiamenti. Però sei anche la persona che sa fare il passo indietro. Quindi prima ancora di parlare di una diversità rispetto alle altre donne per l'eventuale coinvolgimento sentimentale, sessuale, romantico, una cosa ha capito di te, che voi vi accendete facilmente nelle polemiche, ma che hai l'onestà intellettuale di fare un passo indietro. E in fondo, indirettamente, voi non vi giudicate, vi perdonate. Il perdono è quel tentativo di ricucire lo strappo, il ponte di prima, la mediazione, tant'è vero che è il pontefice. E la carta del 3 di coppe, che richiama anche la celebrazione di prima, vi vede dopo felici, no? A un tavolo a sorseggiare qualcosa e sorridere di vecchie foto sul libro che per un attimo non abbiamo bruciato. Il libro è il supporto della storia, la nostra storia, quello che siamo stati. E le foto sono delle istantanee, la famosa Polaroid nel momento, no, in cui viene scattata, quell'istantanea nella quale c'è qualcosa che voi avete fatto e siete stati. Quindi si arriva sempre sulla linea di confine del mandarsi a quel paese, ma in fondo la connessione è così forte che tutte e due, quando correte questo rischio, poi indietreggiate. Salvate il salvabile è una cosa va detta, perché è un'altra domanda, ma la risposta sta già emergendo, ne teniamo conto così possiamo approfondire altre cose. È vero che qui si va sempre e spesso verso la possibilità di distruggere. E di esagerare, di bruciare tutto e mandare tutto in fumo, dove il fuoco di una tensione fisica può essere passione, ma a volte anche distruzione, non sempre trasforma. Però va detto anche effettivamente che qui cosa accade? Quando poi ci si ritrova, si supera l'ostacolo e si diventa più forti di prima, ci si rafforza. Quindi alla domanda. Nonostante gli eventuali silenzi, allontanamenti, fraintendimenti, ci ritroveremo sempre meglio di prima. Iniziamo con il dire assolutamente sì. Però vediamo ancora se ti vede, percepisce, sente differente dalle altre donne, figure femminili. Beh, oddio, gli piace molto e va detto. Più che fare un paragone, perché questo il paragone, il confronto non lo fa. Sembrerebbe quasi che al momento non ha neanche occhi per altre donne o per le donne o per l'amore. È piuttosto chiuso e gli gira pure male, non nei tuoi confronti, in generale sul sentimento. Non è così predisposto a mettersi in gioco e a mettere in gioco il proprio cuore. È in una fase in cui lui vorrebbe non correre il rischio di soffrire e un'eventuale storia, ora come ora, mi porterebbe troppe preoccupazioni, quindi io cerco di non portare nel mio vissuto quotidiano, nella mia routine, pensieri d'amore. Quindi non escono altre donne con le quali ti sta confrontando, tutt'al più ti vede convinta, coriacea e disposta ad attenderlo. Però vediamo. Il paragone, il confronto con altre persone. Ma no, non emergono queste donne, ora cambiamo anche mazzo. L'unica cosa è che lui ha dei tempi lenti che potrebbero non corrispondere con le tue aspettative. Le aspettative, l'aspettare, l'attesa, ti aspetti che. Ecco, questo non è un gioco di parole, per dire che lui sente che tu potresti
non dico scocciarti, però risentirti, ecco, per questa libertà che lui si prende di temporeggiare per scelte che riguardano innanzitutto la sua vita, individualmente parlando, e poi tutt'al più il rapporto con gli altri, anche con te. Lui non vuole sentire pressioni, non vuole sentirsi nell'angolo né costretto a fare le cose quando non lo ha deciso o prima dei tempi stabiliti. E poiché per lui queste sono decisioni personali, le pretese altrui diventerebbero delle spine nel fianco, delle difficoltà. Lui tutto vuole, ma non difficoltà ulteriori a quelle che già ha di suo. Quindi l'attrazione c'è, ma non è il momento giusto. Vuoi aspettarmi? Allora sappi attendere. Ma quell'attesa non deve restituirmi la percezione, no, che ti picchi o ti offendi. È come se avesse questa sensazione, gli arriva più che altro questo di te. Però io ora faccio la domanda con un altro mazzo, un pochettino più diretto, per capire se ci sono delle donne. Però tutto esce tranne che le donne. Cioè, qui tutt'al più ci sono dei cambiamenti pratici importanti che lui deve riuscire a compiere, li deve fare da solo. Gli costa fatica, vorrebbe rimandare, non può rimandare, ma anche nelle carte di prima avevamo questa idea del rimandare, poi c'era il rallentare, rallentare con la tartaruga e rimandare. Qui è una persona che temporeggia e il carro è fermo, però si sta spostando con tutti i suoi averi, un po' come il guscio della tartaruga, ma la tartaruga è individuale, sola e solitaria. Non posso prendermi il peso anche di quello che ti aspetti tu, non posso farti entrare in quel tipo di discorso come non puoi entrare nella tartaruga, nel guscio. Cioè, lui vuole essere lasciato libero di perdere tempo, perché già sente la pressione di decisioni che dovrà prendere di suo e in questo momento non è ben disposto a dover render conto ad altri, anche a te. Non che tu gli stia chiedendo nulla, è che a volte il fraintendimento che porta alla discussione, allo sfogo, dà a lui questo tipo di percezione. Ora riproviamo anche per capire se quella persona nello specifico alla lunga riuscirà a sedurlo, conquistarlo, se tra di loro ci sarà qualcosa, sempre se riesco a prendere il mazzo di carte. Quindi lui ti vede diversa dalle altre donne che in realtà non sta guardando in questo momento. C'è il rischio che quella donna, no, in realtà possa convincerlo o che lui voglia frequentare, possa frequentare altre vanità. Giovin Bruno, allora gli apprezzamenti gli piacciono, le attenzioni gli piacciono, quindi questo è sicuro. Non gli dispiace avere gli occhi addosso, però più che cercare lui, apprezza il fatto di essere cercato. Allo stesso tempo, vediamo un pochettino, ha capito di te che tu invece no, non vuoi nient'altro, nessun altro, e fino a quando lui non torna, qui sente un po' la pressione, tu sei pronta a rinunciare ad altre occasioni che la vita ti dà anche per i piaceri mondani. Quindi la tua indipendenza, solitudine, attesa di lui a volte diventa per lui un fardello troppo pesante perché è come una responsabilità sulle proprie spalle, come se sentisse l'incombenza di non farti soffrire in quanto le sue scelte potrebbero essere causa della tua gioia o del tuo dolore. Una cosa l'ha compresa, sei pronta a donargli tutto in generale, soprattutto di te, e che ha una pazienza infinita purché le cose vadano, possano andare nella direzione che tu speri del ritorno e parliamo proprio della possibilità di costruire qualcosa alla luce del sole. Ricorda il ponte, l'arco, la mediazione, il mantenere aperto il dialogo e i contatti. Assolutamente sì, e ti confermo nuovamente che ad ogni allontanamento seguirà un riavvicinamento. Ogni piccolo screzio, una pacificazione e ogni difficoltà verrà superata dal raggiungimento di un obiettivo che vi fonderà di più assieme. Cioè, l'unico ostacolo, se lo vogliamo chiamare ostacolo, ora vediamo, è la pazienza che devi avere nel lasciare lui libero di fare le sue scelte, anche se nell'oggi sembrano scelte che lo possano allontanare da te. Qui devi essere saggia.
Luce e amore, dice il cartiglio, è sapienza, è potenza, non tutti hanno la luce, ma tutti possono cercarla. Quindi tu continua a desiderare senza ossessione, visualizzando quel futuro comune che vi vede uniti, non separati, però devi lasciarlo anche libero di andare e di partire. Un po' come, ed è una frase che io ricordo spesso, quell'affermazione lascia il tuo amore libero, se torna ti ha sempre amato, se non torna in realtà non ti ha amato mai. Correre il rischio di lasciare qualcosa di noi, libera di andare con le proprie gambe dove vuole, allontanarsi, osservare l'orizzonte senza angoscia, perché è un po' come la madre che vede il figlio e ha timore di non vederlo più sulla linea di orizzonte, di perderlo. Ma se il destino c'è, non lo puoi perdere. Le carte comunque parlano di riuscita, di vittoria. Alla fine quello che è dentro si manifesta all'esterno, diventa visibile. Vediamo meglio. Quindi, quella donna nello specifico, quella che temi un po', riuscirà ad avere una relazione con lui? No, e ci rimarrà anche male perché lui si chiude, si protegge e se lei insiste ci sarà anche il litigio, ma una cosa è certa, e da qui l'ambiguità di comportamento. Il fatto che lui possa non volere una storia con lei o con altre donne e che in questo momento non si stia mettendo in gioco neppure con te, per quanto tra di voi possa esserci questa energia, che comunque risuona e che vi, lega molto, quindi vi rende molto simili, il fatto che lui piacciono le attenzioni non vuol dire che debba assecondare la volontà della persona che queste attenzioni dona, regala anche a fondo perduto in realtà. Diciamo che le attenzioni vanno a nutrire il suo egocentrismo, e un egocentrismo può essere anche un sano egocentrismo, non necessariamente l'egocentrismo di un narcisista. Mi piace stare al centro della scena, non sono stupido, lo capisco se ad una donna piaccio, se mantiene la giusta distanza e non esagera, la lascio fare perché in fondo cosa vuoi che siano se non dei complimenti e quindi qualcosa di bello. Ma non mi espongo, io mi protengo. Ora, è plausibile che con il tempo lui possa comprendere che tu sei una donna adatta a lui o che sei la donna adatta a lui? Vediamo un po' e poi cambiamo anche mazzo. Potrebbe giungere a questa consapevolezza? Allora, una trasformazione radicale dopo l'ennesimo conflitto, litigio e l'ennesima discussione. Il rischio di chiudere davvero la conoscenza, l'amicizia, quello che c'è. Ma questa carta della morte, che in sé ha l'energia del 16 e del 9, trasformerà in positivo il rapporto. Il bambino che prima era al di là della grata, nella carta dell'outsider del mazzo di prima, vediamo se muoverà i suoi passi verso un futuro comune. Allora, questa carta del malessere richiama tantissimo l'immagine della Pietà di Michelangelo con la madre che sostiene il figlio. E in questo caso un figlio che ha la stessa età della madre, essendo poi la statua una sorta di premonizione della Madonna sulla fine futura che avrebbe fatto il figlio. Quindi qui c'è un'età simile, ma un ruolo diverso, dove nonostante tutto, quella che deve avere pazienza e donare sostegno incondizionato, perché prima ancora di un amore romantico e passionale, un amore materno, sei tu nei suoi confronti. C'è da attendere molto, questo sicuramente. Quindi lui ci metterà tempo per capire il tuo ruolo nella sua vita e lo capirà quando sarà distante. Resta la madre, è sparito questo figlio. Vediamo che cosa accade dunque. Quindi potrebbe anche darsi che, nonostante l'età anagrafica uguale, comunque simile, l'età spirituale differente, quello che abbiamo detto prima, tu sei avanti e lui è più giovane, come consapevolezza spirituale. Ma gli eventi che porteranno anche spesso a chiusure tra di voi momentanee lo faranno crescere e maturare fino a vedere in maniera chiara il tuo ruolo nella sua vita. Comunicazione e messaggio, dopo una discussione, a cosa si giunge? Alla rivelazione. Sì. Che poi, tra l'altro, il figlio al prodigo, cioè il ritorno, e non è più bambino, e va con le sue gambe, e non lo devi più sostenere, come in questo caso.
ma in realtà è dinanzi a te. E poi in parte è bello perché qui questa donna, che è la Sibilla di prima, lo tiene un po' a distanza con le braccia, quasi a volerlo guardare negli occhi e capire: ma sei davvero tu? Quanto sei cresciuto? Come sei diverso? E richiama anche la carta, quella con l'albero abbracciato da quella donna, che sembra un po' Pinocchio, è diventato un bambino vero, un uomo vero. Perché anche nella favola di Pinocchio il diventare bambino in carne e ossa ovviamente ha un'evoluzione di consapevolezza, cambia la vibrazione dello spirito e di conseguenza cambia anche l'apparenza esteriore. Quindi guarda che ci sono delle possibilità molto interessanti in realtà tra di voi. Certo, i tempi sono lunghi, quindi nel frattempo non vuol dire che finisce il rapporto, l'amicizia, no, no, assolutamente. Vuol dire che bisogna avere la pazienza di far sì che questa persona cresca facendo le sue esperienze, imparando le sue lezioni, confrontandosi con quelle prove del karma che sono solo sue e non di tutte e due, avere quindi quella consapevolezza profonda che se è destino trovarvi e ritrovarvi non vi perderete mai. Quindi non nutrire nella visualizzazione la paura del non staremo assieme e che ne so, quella persona me lo porta via, perché dai energia a buffo a situazioni che è meglio non immaginare, perché ti vai a sabotare da sola. Cioè è meglio avere una serenità di fondo utile a nutrire il proprio scenario auspicabile, auspicato per il futuro, cioè l'armonia tra voi. Ora facciamo un attimo di nuovo la domanda circa il fatto che ad ogni discussione potrà seguire eventualmente un chiarimento e quindi il rafforzarsi della coppia. Andiamo a vedere questa cosa. Togliamoci questo dubbio. Quindi, che poi anche l'atteggiamento migliore da avere è proprio quello di rendere le discussioni sempre in numero inferiore rispetto al passato, allungare i tempi dove è possibile tra un fraintendimento e l'altro. Non perché uno sta lì a studiare quando dobbiamo fraintenderci, ma quando uno sente, oddio, eccolo, questo è il terreno fertile per un fraintendimento, contare fino a 10 e non dirla quella cosa, soprattutto la persona che ha una consapevolezza maggiore. Poi, quando il fraintendimento c'è, far passare sempre meno tempo prima di un riavvicinamento. L'orgoglio qui non porta da nessuna parte perché il mondo ci risponde per come lo interroghiamo. L'orgoglio richiama orgoglio, solamente una sorta di consapevolezza, intelligenza, anche emotiva. Utile a recuperare prima i problemi, metterà l'altra persona nella stessa condizione nei tuoi riguardi e confronti. E qui il ponte diventa sempre più solido fino a non venir più meno e quindi diventa un collegamento costante tra voi. Stavo per chiedere, dopo le discussioni arriverà sempre la pacificazione? Sicuramente non mancheranno delle discussioni ancora accese. E all'improvviso oggi andiamo d'accordo, domani è tutto il contrario. Ma anche se ci sono situazioni nelle quali si può impattare in questo modo, con il rischio di perdere tutto, poi però che cosa accade? Più forti di prima? Condizione di bisogno, necessità, wow! Allora, è interessante perché in realtà la dinamica che si evince è quella di cui abbiamo parlato e ci sono degli elementi fantastici che ora andiamo ad analizzare perché uno potrebbe dire, vabbè, che vogliono dire queste tre carte? Innanzitutto, negli arcani maggiori e minori non è che ci sono tanti edifici, in questo mazzo ce n'è qualcuno in più. Partiamo dall'edificio visto dall'esterno e siamo fuori dell'edificio perché siamo catapultati fuori. Ok, perfetto, è la discussione. L'edificio è la quotidianità, è quello che costruiamo come noi, è il concetto di casa, di famiglia, di routine e di condivisione. Però, se gli eventi apparentemente nefasti ci proiettano e ci scaraventano fuori, e l'impatto è bello tosto, e si raffredda il rapporto, comunque c'è una differenza di ruolo, di posizione e consapevolezza, come si recupera? Innanzitutto il futuro è sempre migliore perché ciò che ci allontana ci farà riavvicinare, ma perché avremo la consapevolezza, la buona volontà, in realtà di volta in volta, nonostante i fallimenti, di edificare qualcosa di solido e duraturo. Qui siamo di nuovo dentro l'edificio, ma con l'atteggiamento positivo e propositivo di chi vuole collaborare. E anche se si crea una posizione diversa, abbiamo posizioni diverse, possono dialogare attraverso la parola, sì. E quindi, anche se non siamo sullo stesso piano, e questo potrebbe
per persone non mature essere motivo di ulteriore discussione. Invece io ho da imparare da te e tu puoi imparare altre cose da me. E in realtà insieme siamo più forti e quindi quello che edifichiamo interiormente è sempre più solido, fino a quando non inizieremo ad amare talmente tanto quello che abbiamo fatto assieme che non avremo più cuore di distruggerlo. E quindi sì che diventeremo sempre più affiatati, più forti, più uniti e anche la nostra realtà esteriore manifesterà e quindi si creerà anche un contesto intorno a noi che favorirà l'energia positiva e l'equilibrio e non la situazione di conflitto. Voglio ancora una carta per chiudere questo discorso, per capire sotto quali energie in realtà evolverà questa storia. L'amore. L'amore è quell'andarsi incontro, superando tutti gli ostacoli, grandi o piccoli, attraverso la parola, perché questo cavaliere ha tanto la razionalità quanto il movimento, il passo e il piede, illuminato dalla presenza di queste ali che richiamano il Mercurio, che tra l'altro non è il Mercurio come elemento, ma Mercurio. Nelle carte di prima, nella domanda di prima, a un certo punto dove la situazione può evolvere, migliorare, cambiare, sarà proprio un gran bel Mercurio con la carta del messaggio, quindi della mediazione, della comunicazione, della parola, del mettere nero su bianco e quel messaggio un po' come questo progetto che viene mostrato all'altra persona. Quindi, bello, ora al di là del limite della mia narrazione, perché ogni tanto io mi entusiasmo così tanto da tirar fuori parole inesistenti, orribili, incasinare verbi e non lo so, complementi, e correre più veloce dei miei stessi pensieri, ma perché mi appassiona questa cosa, però diciamo che la narrazione che è venuta fuori, al di là del mio limite, è molto molto interessante e anche la prospettiva futura è più che positiva. Però qui il desiderio deve trasformarsi in azione attraverso una volontà che agisce per l'appunto. Bene, aspetto riscontro, un bacio e ciao.